Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi. A Risolto Giallo! Mi manca il fiato. Mi mancano le parole. Benvenuti a Risolto Giallo da Alessia Sorgato. Oggi ringiovanita di 30 anni, perché ha qui in studio con sé la sua professoressa dell'università, Isabella Berzagora Bezos. Buongiorno. Buongiorno, purtroppo non ringiovanita di 30 anni. Neanche io in realtà, ma facciamo finta che la professoressa è identica, vi garantisco, sì, sì, è identica ad allora. E insieme a noi abbiamo una terza amica. Per me una nuova amica, per Isabella invece una amica, credo, di vecchissima data, ragguardevole data. Enrica Bellinghieri, insieme di cosa parliamo? Parliamo di un sacco di cose, ma perché questa è una trasmissione che si incentra sui libri, cominciamo dalla creatura, Una vita per il crimine. L'hai letto? Certo. Ovviamente sì, tu l'hai letto? Forse 30 anni fa, probabilmente. scusi, le ho dato del tu, no, avevo detto che le avrei dato del coloro, adesso le do del coloro. Coloro quando hanno pensato a scrivere questo libro? In realtà la tentazione ce l'avevo da un po', e il titolo infatti spiega, faccio il criminologo, quando mi rilasso leggo i gialli, e allora l'ho chiamato Una vita per il crimine. Poi l'idea si è potuta concretizzare solo durante il lockdown, perché i libri ce li avevo a casa. Tutti lì. E la libreria non era esportabile, quindi quando ero a casa. C'era anche un po' più di tempo a disposizione. E di spazio. Tu conosci casa sua, sei stata da Isabella? Assolutamente sì. Ti faccio una domanda che secondo me ti aspetti. Le librerie. Quanti ne ha? Troppi, tanti. E delle librerie meravigliose. Plurale. E al mare. Scusi, e in coloro, città. Chiedo che anche al mare. Senti, Enrica, ma ce li ha tutti soltanto in salotto? O come a casa mia bisognerà rinforzare le solette di tutte le stanze? Dare un bel rinforzo alle solette di tutte le stanze. Di tutte le stanze. Tra l'altro è una cosa bellissima avere libri in giro per la casa. I miei figli hanno imparato a leggere trovando libri. In bagno. Esatto. Anche io ce ne ho in bagno. Ho D'Annunzio in bagno, poi pensateci voi cosa vuol dire. Beh, del resto, scusate, credo che una delle opere di D'Annunzio sia Il piacere, quindi ci sta. Ci sta. Professoressa, io però non posso non approfittare di lei qua per sfatare una serie di luoghi comuni e pregiudizi, anzi, forse anche di vedute troppo ampie a proposito della sua professione. Ho visto, ho letto che anche lei qui si toglie un paio di massi dalle scarpe e bacchetta la categoria televisiva dei diciamo suoi colleghi, anche se sarebbe per loro fare un complimento eccessivo. Ritorniamo nel 1987, data nella quale io ho sostenuto l'esame col professor Ponti, e riperimetriamo il criminologo. Chi è, cosa fa, cosa ha studiato, di cosa si occupa? Allora, il criminologo, tanto per cominciare, non acchiappa i criminali. E prima, di solito, non sa chi sono. A noi ce li danno già confezionati. Ma direi soprattutto, il criminologo non deve dire chi è. Una volta confezionato, deve elaborare teorie, perché che sia un sapere, o che una scienza, oppure anche solo un sapere, ma il nostro mestiere è elaborare teorie, certo anche capire i soggetti, perché elaborare teorie può voler dire perché l'ha fatto, che tipo è, tipologie anche.
Ecco, io sono affascinata dalle classificazioni e nel suo libro, a proposito del romanzo, e poi ci arriviamo, del romanzo giallo, ne ho trovate alcune molto gustose. Facciamo un passo indietro. Di elaborazioni di teorie sui criminali, lei immagino che ne avrà create e studiate a centinaia, forse migliaia. C'è però una grossolanissima classificazione che possiamo offrire ai nostri lettori? Una classificazione univoca faccio un po' fatica, anche perché ci sono fenomeni così diversi. Voglio dire, un serial killer e una madre che uccide il figlio, per fare proprio, come dire, due esempi ai limiti della gaussiana, no. Quello che forse può un po' rispondere a quello che dice lei, studiando fenomeni che vanno dal genocidio, su cui ho scritto peraltro, a, che so, le sette sataniche, piuttosto che adesso mi sto occupando di maltrattamento degli animali, quello che ho trovato in comune è la mancanza di empatia. Cioè non ci o non si identificano nell'altro, nei suoi diritti, nei suoi desideri, nella sua sofferenza. Forse questa è l'unica cosa in comune, che poi è in comune non solo per i criminali, anche per i malvagi che non vengono acchiappati. Ecco, quindi già ci siamo sentite rasserenate, vero? Sono intorno a noi, sono dappertutto. Sì. C'è un qualche cosa che, intanto io non ho specificato che professione svolga Enrica, ci siamo conosciuti a titolo professionale noi. Vuoi spiegarlo tu? Vuoi accennarlo tu? Psicoterapeuta e criminologa. Ecco, appunto, sono circondata. Nelle vostre chiacchierate non troppo personali, c'è un tema che ricorre perché vi angustia, intendo dire con Isabella o anche con altri vostri colleghi? Un tema che vi preoccupa, che può essere legato alla cronaca piuttosto che alla vostra specifica esperienza professionale? Beh, credo che sia quello che diceva prima la professoressa, di trovare, soprattutto in questi ultimi tempi, una sempre minor capacità empatica nelle situazioni diverse. Cioè, se penso agli anni 90, quando io lavoravo in carcere, ecco, credo di aver trovato delle dimensioni di umanità e di empatia forse più elevate di tanti incontri invece odierni, sempre nel campo della criminologia si intende, ma dove quegli spazi di empatia che trovavo dentro comunque alle persone e quegli spazi di maggior umanità a volte oggi più difficili. Si riverbera sulla letteratura gialla, secondo voi, questo? Beh, allora, la letteratura gialla descrive, però ha una differenza fondamentale, perché il protagonista è il detective. Per noi il protagonista è l'autore. Quindi la letteratura gialla... Faccio una parentesi per i non giuristi. Per autore non intende l'autore del libro. Vero. Intende l'autore del fatto criminoso. Mi perdoni, andiamo avanti. Niente, quindi differenze da questo punto di vista sostanziali. Però vorrei un po' completare quello che diceva la dottoressa Beringheli, che evidentemente non si dà abbastanza arie. Mi spiego. Tutte e due lavoriamo a un progetto di recupero di partner maltrattanti, violenti, e quello di cui spesso parliamo è appunto quello, che non è cosa da poco. Lei non si dà arie, appunto, poco narcisismo, e così non ne ha parlato. Mamma mia, magari è un po' nascosto il narcisismo, difetti, più che poco. Che difetti. Professoressa, allora, torniamo a questo, di cui mi auguro che a breve
esca un numero 2, un part 2. Io mi stufo degli argomenti e, come dicevo, il prossimo sarà... sugli animali. No, prima ancora, sta uscendone uno, su fare il male per una buona causa. Terrorista, per esempio. Questo è molto interessante. Per loro è una buona causa, in nome di Dio. Oddio, le abbiamo fatte anche noi in nome di Dio, Io no. Guardate che aureola che ho qua. Parlavo del passato. Anch'io. peccato, perché in realtà le svelo il segreto dell'acqua calda. Chi, come la sottoscritta, arriva da un passato di bulimia libresca, a stento recuperata negli ultimi anni, e risolto giallo e la cura, perché altrimenti io avrei continuato a leggere un libro ogni due giorni. Che bello sul divano e non far niente. Ma guardi, sul letto, sugli autobus, sui treni, dappertutto. Io non guido la macchina perché lì non riesco a leggere. Meglio. Pensate, mi hanno detto che ci sono gli audiolibri. Non è la stessa cosa, non li sopporto come non sopporto i Kindle. Però, tornando al segreto dell'acqua calda, per un lettore, anche non affetto da dipendenza come la sottoscritta, trovare delle decodifiche come lei offre nel suo saggio è davvero di grandissimo aiuto. Prima le parlavo davvero? Sì, io prima le parlavo delle classificazioni. Nel suo volume ho trovato il concetto di giallo pretesto, di giallo d'ambiente, di giallo problematico, ne ho trovate tante. E questo aiuta perché dà lo scaffale dove riporre, in questo caso un libro, ma perché no, anche una situazione, un'esperienza, una persona, perché no, anche una persona. Ecco perché la inviterei magari a riflettere e rivedere questa posizione netta del mi sono stufata, che comprendo e faccio mia. No, però posso riprendere quelle, diciamo, tipologie che ho fatto, la prima delle quali è appunto il giallo come pretesto o il giallo di ambiente, perché tanto è vero che io leggo soprattutto gialli italiani, perché parlano di dove siamo, ci riconosciamo, ci sono, se ci pensa, gialli per tutte città e provincia italiana. E questo mi sembra anche, e poi anche dal punto di vista storico, quindi pretesto magari per parlare di momenti storici. Poi questo, sentite, è quello che piace a me. Naturalmente ci sono altri tipi di gialli. Ci sono quelli di trama, Agatha Christie. Insuperabile, come trama insuperabile, come ambiente, cosa vuole? Noi non viviamo più in castelli, e non siamo più circondati da servitù e maggiordomi, quindi lì belli come trama, ma non ci riconosciamo. Certo. E poi c'è la letteratura A. Ah no, poi c'è un'altra categoria di cui voglio parlare male. Male. I gialli granghignol, quelli che grondano sangue. Cosa vuole? Io sono 40 anni che lavoro alla medicina legale, che cioè vuol dire l'obitorio. E quando torno a casa lasciatemi riposare. Giustamente. No, devo ammettere che nemmeno a me piacciono molto. C'è un defunto ex attore che, per esempio, purtroppo nella libreria mia compare perché piace al mio compagno. Io credo di aver letto un libro suo e basta. Dopo mi dice chi è. Faletti. Io non l'ho letto. Faletti, sono riuscita a leggerne uno e basta, è veramente troppo. Carrisi è un altro che io non riesco a... Cioè lo leggo per... non motivi di toga, ma ovviamente motivi di risolto giallo, però non fa parte di me. In compenso, negli ultimi 3 anni... ho assistito al florilegio di una nuova sottocategoria che va per la maggiore, che viene definita cozy crime.
guarda il trigger per il prossimo libro, guarda come lo sto convincendo. Il cozy crime è una categoria molto frequentata adesso, sia a livello di scrittura che a livello di lettura. Ha magnetizzato il pubblico femminile, viene letto per lo più da pubblico femminile, ed è una via di mezzo tra il giallo classico, il feuilleton e la commedia rosa. Non le piace? No, beh, per carità. Allora invece parlo dell'ultima categoria. I gialli o polizieschi o i misteri dei grandi scrittori. E ce ne sono, mi viene in mente Faulkner, mi viene in mente Sciascia e mi viene in mente Gatta. E qua la professoressa lo sa che sfonda delle porte aperte, perché noi Gatta veramente lo adoriamo. È molto sotto, non sottovalutato, ma meno letto di un tempo, vero? Io lo conosco interi passi a memoria, quindi non so. Devo dire che come giallista è un po' truffaldino, perché alla fine, esattamente come finisce il suo pasticciaccio. Non è che sia molto chiaro. Però lui parla, per esempio, parla delle perizie. Quelle perizie per la capacità di intendere e di volere, e ne dice di cotte e di crude. Parla del concetto di causa nel crimine e il suo famoso ispettore in gravallo che dice che le cause sono molteplici. Insomma, dice delle cose che questa volta non tanto per il lettore di gialli o non solo, ma per il criminologo sono impagabili. Tra l'altro, il rapporto con la madre di Gatta può essere un bel tema interessante da approfondire, tenuto conto che la storia ci ha tramandato, chissà se sia vero, che fosse una donna molto autoritaria, molto rigida, talmente autonoma nelle proprie decisioni da andare contro il volere dei figli. Vedi la famigerata casa di Longone, che è stata per molto tempo una voragine di denari e di spese a scapito invece dell'andamento del menage della famiglia. Secondo voi, per voi e secondo voi come spettatrici e studiose del mondo, perché ha così successo il giallo nordico, il giallo straniero, quello lontano da noi come ambientazioni, ma anche come atmosfere, come personaggi? Perché impazziscono tutti per gli islandesi, per gli svedesi? Io non saprei rispondere. Quello che mi viene in mente è comunque un modo per tenere lontano da noi fatti efferati, il male. Ecco, l'unica risposta che in questo momento mi viene in mente è questa. Sono posti lontani, sono situazioni lontane. Io ho letto Nesbo per qualche tempo, no? Ma era talmente lontano che a me sembrava addirittura di leggere romanzi di storici, di fantascienza, tanto me lo sentivo lontano, no? Passatempo delizioso, cose, intuizioni non indifferenti, però molto lontano. Anch'io, come diceva prima professoressa Merzago, anch'io prediligo il giallo italiano. Ma in particolare poi io quello genovese. Perché? Perché sono genovese, mi trovo nelle mie vie, mi trovo nelle mie città, sento i miei odori. Tra l'altro è una città che ce ne sta regalando tantissimi, che ce ne sta regalando tanti. Ma veramente tantissimi, e che penne. Forse è più noir che giallisti, sì, vero? Forse sì. Ultima questione per la professoressa, anche se io la vorrei rinvitare qua tutte le settimane. Facendo una previsione da lettrice, tolto il cosi, che secondo me finirà, non mi avrà, no, ma poi finirà, anche perché è vero che è venuto a conquistare il pubblico femminile, che forse prima aveva più retrosia a confrontarsi col crimine, però condito con un po' di ricette, un po' di amorazzi e un po' di storie che forse finiscono e forse cominciano, ci sta. Ma secondo lei, professoressa, c'è un tema, una questione sociale, un prodotto della cronaca che potrebbe avere grande seguito
nelle trame dei prossimi libri gialli? Questo faccio un po' fatica a prevederlo. Quello che forse posso dire, anche riallacciandomi a quello che diceva la collega, è che il giallo ha un'importante funzione tranquillizzante. Sembra strano dire come, qui c'è una macelleria, ma finisce bene, si trova il colpevole. Quindi, guardate, quindi ha anche una funzione catartica. Il male lo fa quello lì, quel male che c'è dentro di me. Lo posso in qualche modo sfogare leggendo, ma soprattutto mi tranquillizzo. Viene preso il colpevole, il che nella vita reale non sempre si dà. Tanto è vero che i gialli in cui non viene preso il colpevole sono quelli di Sciascia, che intanto è un grande scrittore e poi parla di mafia. Mm-hmm. E lì non vengono presi. Qualche volta sì, ma è più raro. E quindi la nostra professoressa Isabella Merzagora ha spiegato il titolo di questa trasmissione. Ecco perché ci chiamiamo Risolto Giallo, perché almeno qui si fa giustizia. Grazie a tutti. Grazie. E a presto. Grazie. Grazie. Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi. A Risolto Giallo!